Siamo arrivati all'ultimo intervento di questo pomeriggio ed è di Maurizio Nicastro, regista, docente di scrittura creativa e direttore artistico del Piccolo Teatro della Badia. E lui parlerà di quel mondo inconscio che attraverso una rappresentazione scenica potrebbe venire fuori. Prego. Grazie. Allora, mi hanno invitato e ho accettato di buon grado questo mio intervento. Quindi parlerò di come il teatro può servire ad aiutare chiunque abbia qualche necessità, quella che abbiamo visto, oppure vari tipi di problematiche che possono nascere. Per esempio, abbiamo fatto laboratori per bambini balbuzienti, oppure per bambini autistici. Bene, questa attività di socializzazione, di conoscenza dei propri spazi, delle proprie limitazioni, delle proprie potenzialità, ha dato modo di poter uscire fuori forse una persona che non sapevamo neanche che fosse là dentro. E quindi abbiamo visto come il teatro e l'attività teatrale può servire. Allora, da che mondo è mondo il teatro è sempre servito comunque per parlare di problemi sociali, sin dall'antica Grecia, no? Parlavamo, no? Si parla di le commedie greche, Aristofane, grandissimo, parlava proprio di alcuni problemi che viveva il popolo e quindi li riportava con allegorie, con fatti magari di fantasia, li riportava per farli comprendere, quindi si faceva ironia, si faceva satira, si faceva tutta una serie di cose. Così man mano il teatro si è evoluto fino al Novecento, poi dove il teatro incomincia a prendere una dimensione diversa, si comincia a parlare del teatro della persona. Qualcuno dice il teatro dell'oppresso, ma in realtà è il teatro che mette al centro la persona con tutti i suoi disagi, con tutti i suoi problemi. Sono poi i problemi sociali, parliamo di droga, parliamo di problemi di relazione fra generazioni, tanti che anche adesso possiamo vedere in televisione, possiamo andare a vedere problemi di coppia, problemi legati all'alcol, alla droga, alla pedofilia, tanti problemi, al razzismo. Cioè, ogni problema sociale è stato riportato in scena. Anche perché molte volte sentire un sermone o sentire un'omelia forse non ha lo stesso impatto che andare a vivere un'atmosfera, andarla a vivere da spettatori su un palco. Perché è come quando uno legge un libro, non so, a voi capita, sicuramente a me capita, capiterà penso a voi, quando uno legge un libro riesce ad entrare in quella terza dimensione, no? Un libro che parla di personaggi, noi andiamo a idealizzare e a personificare quel personaggio. Chi lo vede alto, grasso, con i baffi, con gli occhi azzurri, ognuno di noi lo vede in una maniera diversa. Ed è questa la bellezza, no? Della lettura e quindi anche del teatro. Il teatro quindi sociale prende spunto da quelle che sono le realtà che si vengono a creare, che si leggono ogni giorno, il femminicidio, quanto ogni giorno leggiamo purtroppo di questi problemi, che sembrano lontani, ma lontani non sono. Leggiamo ultimamente, qualche mese fa, di questo personaggio che aveva fatto addirittura in televisione una campagna contro il femminicidio che poi ha ucciso la moglie, quindi non abbiamo a che fare con gente aliena. Abbiamo a che fare con noi stessi, perché il passaggio da uno stato all'altro è così lieve, è così sottile che molte volte ecco, neanche noi riusciamo a conoscerci. E allora mi hanno presentato come docente di scrittura creativa, come i giovani ecco, possono essere ascoltati. Uno strumento che io ho messo in campo molte volte è proprio il laboratorio di scrittura creativa, dove non dobbiamo scrivere romanzi, ma molte volte i giovani vengono sollecitati a scrivere la loro realtà, a scrivere le loro necessità, a scrivere i loro disagi. E
Ed escono fuori storie che sono veramente molto interessanti, che si potrebbe fare teatro all'infinito, così come un giornale ha aperto un blog anonimo su quelle che sono le violenze in famiglia. Noi quello che leggiamo è solamente la punta di un iceberg, ma la punta di un iceberg è il quinto di quello che è l'iceberg. In realtà qua stiamo leggendo un decimo di, o non lo so che cosa, una percentuale minima di quello che c'è e che viviamo tutti i giorni. Quindi là, ecco, c'è bisogno di sapere. Una volta parlavamo con Alessia, non è tanto denunciare. E poi cosa c'è dopo? Chi denuncia? È lasciato solo? O le istituzioni sono accanto? E allo sto punto, se io denuncio e poi sono solo, e mio marito o mia moglie o chi che sia è libero di fare quello che vuole, allora là è il problema. Non è tanto denunciare, ma sapere poi qual è il risvolto che può succedere. Quindi in questi laboratori che noi facciamo, parliamo dei giovani, parliamo di queste problematiche della droga, dell'alcolismo, escono fuori nella maniera più autentica. Anche perché quando il teatro si dice che è comunicazione, bisogna comunicare in una certa maniera, quindi se io devo trattare un argomento tecnico userò un linguaggio, mentre se devo parlare di un'altra cosa devo usare un altro linguaggio e devo cercare di calarmi nel linguaggio del mio ascoltatore. Se il mio ascoltatore è un giovane, è chiaro che devo capire prima di tutto come parlano i giovani, come si atteggiano i giovani rispetto a una problematica, o come rispondono, come vorrebbero che gli altri rispondessero. Per cui, ecco, il laboratorio oppure la scrittura creativa diventa uno strumento di conoscenza che poi tramite gli esperti, perché uno come me che fa laboratorio non può essere esperto in tutto, quindi poi prende un po' tutto quelle che sono le risposte o i messaggi che arrivano e devono essere trasformati in drammaturgia. Dramma non significa piangere, dramma significa portare in scena qualcosa che può far ridere o può far piangere, ma il dramma in senso lato è questo, cioè drammatizzare una cosa significa portarla in scena e condividerla e rompere quella quarta parete che si chiamano, che è praticamente fra il palco e il pubblico. Non deve esserci anzi ci deve essere un'osmosi, ci deve essere quasi una partecipazione del pubblico. Ecco che diventa strumento di promozione sociale il teatro, non è più uno spettacolo. Lo spettacolo è quando, ecco, parliamo di temi che non possono toccarmi, ma relativamente, ma quando parliamo di tematiche sociali e quando parliamo, ecco, di cercare di dare uno stimolo a delle risposte anche personali, ecco che c'è bisogno che la comunicazione avvenga nella maniera quanto più diretta è possibile, perché se io comunico e sono una trasmittente devo essere sulla stessa lunghezza d'onda di chi riceve, perché se no non ho risolto il problema. E ricredetemi, molte volte si leggono delle cose, così come quella che ci ha fatto leggere Alessia, che sono molto pregnanti, scritte da ragazzi che mandano degli SOS che sono grandi quanto una casa, però molte volte siamo disattenti e ci facciamo prendere altre cose, invece dovremmo proprio fermarci e stare lì a studiarci su quello che abbiamo letto. Si potrebbero fare tante cose. La comunicazione, la drammatizzazione, la vediamo ogni giorno nei videoclip. Il videoclip è drammatizzazione. Quello che FedEx ha riportato o che hanno riportato, che riportano, diciamo, ecco, altri cantanti come lui, non è altro che drammatizzare un testo, drammatizzare un'idea. È teatro. Il teatro è comunicazione. Questa è la comunicazione di cui si parla. E poi come può il teatro fare e risolvere, aiutarci a risolvere un problema? Io parlo della mia. Voglio un po' imitare l'amico Angelo, parlo della mia esperienza, fumatore accanito da oltre 30 anni. Io faccio teatro e ho utilizzato un mio metodo teatrale, che ho fatto mio. Chi bazzica di teatro sa il metodo Stanislavski, non so se qualcuno di voi sa di che cosa si parla. Il metodo Stanislavski è un metodo di
di personalizzazione del personaggio. Attori, per esempio, che hanno adottato questo metodo, sono ingrassati 30 kg per recitare una parte. Bridget Jones insegna, no? Oppure Toro Scatenato, De Niro, no? Che si sono compenetrati tanto nella parte. Nicholson, no? Qualcuno volò sul nido del cuculo, è entrato dentro un manicomio, c'è stato lì per vedere come si comportano all'interno del manicomio. Bene, questo metodo mi è servito, no? Per cercare di smettere di fumare. Ho provato. Tentare non nuoce, mi sono detto. Lo insegno agli altri, voglio farlo io. Bene, ho visto una foto, come adesso purtroppo, anzi, meno male. Adesso vedete sui pacchetti di sigarette ci sono delle foto veramente obbrobriose. Ci sono delle foto che fanno, se uno ci pensa, sono delle foto tremende. Bene, io ancora non c'era questo discorso qua. Bene, mi sono immaginato, ho visto una foto, ho letto qualcosa e ho immaginato che tossendo uscisse sangue. Mi sono provocato la tosse, entrando in questo mio personaggio, fino a quando è uscito il sangue. Bene, da quel momento ho detto, prova a non smettere di fumare. È come l'amico mio che racconta che conta i giorni, anch'io sto contando i giorni, è da 2 anni e 15 giorni che non fumo. Sicuramente spero che questo continuo contare i giorni sia all'infinito, però vedete come drammatizzare oppure il teatro nel suo insieme può servire, no, a promuovere un cambio di atteggiamento, così come può servire a promuovere una presa di posizione, oppure può servire ad ascoltare. Quindi il teatro non è solo andare a ridere, non è solo spettacolo, il teatro è comunicazione. E quando un autore vuole comunicare qualcosa, è chiaro che deve andarsi a leggere parecchie cose, deve prendersi a fianco un medico, un psicologo, eccetera, eccetera, o deve conoscere la materia per sapere comunicare bene e per cercare di fare centro nella comunicazione. Quindi si potrebbe parlare all'infinito, però voglio chiudere qua perché già i vari interventi sono stati parecchio interessanti. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione e voglio dire, ecco, ribadire come anche questo forma di arte può servire a promuovere tutta una serie di promozioni sociali. Scusate il gioco di parole. Grazie. Vieni, vieni, vieni Vale, vieni Giorgio, Maurizio, puoi restare. Mario, venite qua, insomma. Comandante, lei ha mai indossato la maschera? Sì? In che occasione i carabinieri indossano la maschera? Una curiosità. Intanto noi indossiamo una divisa però che ogni tanto crea un po' una barriera, no? Nei confronti delle persone con le quali interloquiamo, però sotto la divisa c'è sempre l'uomo, quindi noi combattiamo un pochettino spesso e volentieri anche durante il nostro lavoro con le passioni che ci animano, con i sentimenti che ci animano e che in parecchi casi dobbiamo purtroppo sopire perché abbiamo necessità di fare rispettare la legge e ogni tanto questo mandato che ci ha affidato contrasta un pochettino con quello che pensiamo, quindi in quel caso dobbiamo per forza indossare la maschera perché noi dobbiamo fare rispettare la legge che è unica e sovrana. Io spesso mi permetto di correggere chi dice che noi siamo al servizio del cittadino, della collettività. Lo siamo indirettamente, in realtà noi siamo al servizio della legge, quindi che regna sovrana, deve essere l'unica che ci guida. Però è chiaro che siamo padri, siamo fratelli, siamo figli, quindi necessariamente guardiamo con l'occhio del carabiniere, siamo costretti a guardare con gli occhi dell'operatore della legge situazioni che in realtà richiederebbero ben altro tipo di apprezzamento. Dai, quindi la buttiamo, dai, buttiamola questa maschera, grazie, grazie.
Io ringrazio davvero tutti di essere stati qui, perché per noi è molto importante. Insomma, vedo che si è aggiunto anche il nostro assessore ai servizi sociali, il dottor Leggio. E, grazie veramente a tutti, grazie soprattutto a Giorgio Chipinti, che ha voluto fortemente questa iniziativa insieme ad Ametistos, che è la nostra associazione di promozione sociale presente sul territorio qui a Ragusa. E poi non so da dove entrano i nostri attori Germano e Irene. Ci sono? Eccoli! Fanno parte della la loro scuola, è la Bottega dell'Attore, sempre qui a Ragusa, dove fanno di tutto, sia organizzano spettacoli, recitazione, insegnano anche dizione, formazione, insomma sono, come avete visto, molto bravi e a disposizione di voi tutti, insomma. Grazie Valentina Di Martino, che si è prestata in questa impresa, ma in realtà lei è una che si occupa di beni culturali, però si è insomma prestata a presentare questa iniziativa, il dottor Mario D'Asta, grazie. Maurizio Nicastro, grazie a Mimmo Causarano, no al doping e alla droga sempre presente, grazie alla Basaki, che maestro Baglieri ha portato qui oggi i ragazzi e insieme ai loro maestri. Daniela se n'è andata, il nome non ce lo ricordiamo, Salvo, e tutti gli altri ragazzi insomma che sono presenti della comunità Casa Famiglia Rosetta, e a tutta la comunità intera e soprattutto al nostro parroco di questa parrocchia che ci ha dato lo spazio. Grazie a tutti, buona serata.